Ehi Google, abbassa finestra. Tapparella giù. Ehi Google, abbassa tapparella. Sì, la abbasso subito. Salve a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale. Io sono Antonio e quest'oggi vi voglio fare un tutorial su come montare una tapparella elettrica. Andrò a sostituire la mia vecchia tapparella con la corda classica e andremo a motorizzare. Il tutto comandato con Google Home tramite il nostro Sonoff 4 canali, che vi ho fatto il video l'ultima volta e le lascerò in descrizione, su come si programma per le tapparelle. Ho già preso tutto. Motore da 50 Nm, quindi 100 kg li alza tranquillamente, io devo solo alzare una finestra, della TTGO che è distribuita in Italia da Nice, quindi una buona marca, e ho preso anche il rullo perché dovrò cambiare il rullo. Tutti questi articoli li troverete in descrizione. Prima di cominciare vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale. Un commento, un apprezzamento è sempre gradito. Bene, ecco a voi il tutorial. Bene, come prima cosa nell'installazione di una tapparella dovremmo andare ad aprire il cassonetto e vedere dentro cosa c'è, che tipo di rullo abbiamo, com'è la situazione. Quindi tiriamo giù la tapparella. Aperto il cassonetto si presenta così, quindi possiamo subito vedere il rullo in legno, quindi sarà da sostituire, però avevo predisposto l'attacco di corrente, quindi quel problema non ce l'ho. C'è solo il rullo in legno che è completamente da sostituire. Una spirata al nostro cassonetto e andiamo a svitare in questo caso le viti che tengono le corde per tirare giù il rullo e vedere in che condizioni sono le staffe. Tolto il rullo possiamo vedere i cuscinetti delle staffe, e quindi in questo caso io la motorizzazione la metterò da quel lato e di qua ci andrà la cuffia, esattamente al contrario, quindi possiamo vedere che la cuffia entra e gira bene. Andiamo ora ad aprire il nostro motore e vediamo il suo contenuto. Possiamo subito vedere il motore, appunto, col suo cavo. I raccordi per il rullo che andranno in testa al motore e la staffa da avvitare in testa, che andrà poi fissata al nostro muro o alla nostra staffa di ferro esistente. Le istruzioni in diverse lingue e il regolatore per il fine corsa, vi spiegherò più tardi come funziona. Partiamo con l'assemblaggio. Apro le cuffie, questo rivolto in questo modo sarà quello che aiuta il nostro rullo a girare sul motore. Vediamo che poi ha una sede dove va inserito, e dall'altra parte possiamo vedere molto curvo questo motore. Ha un tasto per rimuovere la nostra trazione del motore, perché sarà questo elemento qua a ruotare e a fare la trazione del motore. Dopodiché abbiamo le staffe, una staffa di questa va fissata al motore e l'altra staffa andrà fissata al muro o alla nostra tapparella esistente. Quindi questo sarà il pezzo che andrà fissato al motore e questo andrà fissato al muro. Adesso vediamo come fare.
avvitandola qua con le viti in dotazione. Adesso andiamo a vedere come avvitare questo al muro, e in più ci danno la coppiglia quando, una volta finito il tutto, la inseriamo in maniera che il motore non si stacchi dal muro. Il modo sicuramente più facile per fissare il nostro supporto alla staffa è sicuramente fargli due buchi e mettere due bulloni con due dadi di una grandezza adeguata. In pratica il gioco sta: se noi mettiamo questo esattamente al centro, la tapparella girerà giusta in automatico, essendo che le staffe prima erano già messe dritte. Non è dappertutto così, però in questo caso la mia tapparella girava dritta, non dava problemi. Quindi se io mantengo lo stesso centro anche mettendo questa staffa, in automatico girerà dritta la tapparella. Quindi vado a fissarla. Una volta forata la staffa, andiamo a cercare delle viti che possono andare bene. In questo caso ho scelto dado e bullone da 5, in questo caso il bullone autobloccante. Metterò anche delle rondelle in maniera che con le vibrazioni non si possa mai svitare. Adesso ci andiamo a misurare il nostro ingombro dall'inizio alla fine per poi tagliare il rullo. La misura della mia tapparella da staffa a staffa è 164, quindi io sono andato a segnarlo qua, a cui dovrò sottrarre i 4 cm dalla staffa, questa qui da avvitare al muro all'inizio del rullo. Quindi vado a tagliare ai 160 e poi vado a incastrare il motore nel rullo. Andiamo a inserire il motore. C'è un incavo per la ribordatura della tapparella, che andrà infilato lì. Se abbiamo sbavato bene, entrerà come per il collegamento del cordino ci sono diverse scuole di pensiero. Io l'ho sempre fatto nella maniera che vi faccio vedere adesso, mi sono sempre trovato bene e non si è mai staccata nessuna tapparella, quindi penso che vada bene, ma se avete suggerimenti scrivetemelo nei commenti, sono sempre disposto a nuove idee. Facciamo tutte uguali. Ovviamente e lo andiamo a incastrare nella sua sede. Agganciate tutti i vari nastrini al nostro rullo, ora possiamo dare corrente e regolare il fine corso con il nostro strumentino. Adesso tiriamo sulla tapparella e possiamo vedere che a un certo punto si blocca da sola. Noi andiamo ad agire sulle rotelle, dobbiamo beccare qual è quello della salita. Tenendo sempre corrente inserita riusciamo a capire che adesso, girando io in questo senso di qua, faccio salire la tapparella.
e la faccio salire fin quando decido io. E gli do il fine corso. E anche per la chiusura, lo stesso lavoro che abbiamo fatto nell'apertura. Una volta trovato il punto dove, tenendo sempre corrente, fermate voi il motore, andiamo ad agire sul regolatore e impostiamo la discesa massima. Ok, la discesa massima dovrebbe sempre essere così, col cordino ancora leggermente in tensione e tutte le stanghe della tapparella giù. Regolati tutti fine corsa, una normalissima tapparella sarebbe assolutamente a posto. Si collega solo più il saliscendi e il gioco è fatto. Ma io faccio una tapparella smart, quindi andrò a collegare il mio son off, quindi guardate il video, il mio ultimo video del collegamento, per poterla alzare sia da smartphone che con Google Home. Il collegamento che andrò a fare ve lo metto qua adesso sopra impressione, che praticamente potrò alzare la tapparella sia dal pulsante sali scendi che dal Google Home, da Sonoff stesso. Ecco, il collegamento finito. Ho avvitato anche la centralina dove non dà fastidio il rullo della tapparella. Possiamo vedere il funzionamento. Ehi Google, alza finestra. Tapparella su. Ok, è tutto collegato e funzionante. Possiamo vedere che anche dal saliscendi la tapparella va su e giù e funziona anche con Google Home tramite il Sonoff. Adesso io l'ho rinominata così perché ho anche l'altra tapparella, devo studiarmi un modo tramite gli FTP come gestirla. Comunque, hey Google, alza finestra. Tapparella su. Ed è interbloccato, possiamo vedere che se io premo non succede nulla. Anche per chi ha poca manualità, comunque è un lavoro abbastanza semplice da eseguire. Oddio, c'è sempre il pericolo della corrente, quindi se non siete esperti non toccate, ma proprio in maniera meccanica non è difficile l'installazione. Quindi spero vi sia piaciuto, mettete sempre mi piace, condividete. E ci vediamo ai prossimi video.